Per chi l'ha fatta, la naia o il servizio di leva obbligatorio, come veniva codificato al tempo, nel bene o nel male rimane un ricordo indelebile. Per alcuni un vero trauma, soprattutto per chi non aveva mai messo il naso fuori di casa, per altri invece un modo per evadere proprio dalla soffocante ala protettrice della famiglia. Uno shock sicuro invece per tutte le mamme a prescindere. A Fano la caserma Paolini è stata nel recente passato, prima di essere chiusa 17 anni fa, una caserma CAR dove oltre 1000 reclute al mese andavano e venivano. Un punto di passaggio, ma che era la loro seconda casa dopo il distacco da quella genitoriale, come quindi non rimanere nel cuore. Ed infatti l'iniziativa di farla rivivere per una giornata proprio dalle sue ex reclute ha subito riscosso un grande successo. Domenica una settantina di commilitoni passati dalla Paolini, provenienti da mezza Italia, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, i nuclei più corposi, data la vicinanza geografica, ma anche da Puglia, Sicilia e Campania, hanno vissuto il toccante momento dell'alza bandiera assieme a moglie e figli, occhi lucidi e mano sul petto. Chi con i pochi capelli rimasti o non più aitante nel fisico come un tempo lo visse da appena diciottenne, proprio nello stesso piazzale, assieme all'ultimo comandante della caserma, il colonnello Santinelli. Abbiamo avuto oggi la dimostrazione che tutti i giovani che sono venuti con entusiasmo e che tutto sommato il servizio militare non è stato un grosso sacrificio, dal momento che si trovano ancora qui a ricordare quei momenti che possono per alcuni essere stati negativi o altri positivi, ma in linea di massima per tutti positivi. Momento particolarmente toccante anche quello della messa, celebrata dall'ultimo dei cappellani militari, Don Luigi Sarti. Davanti a 300 persone, oltre ai familiari al seguito dei forestieri, c'erano molti cosiddetti imboscati, ovvero i fanesi che erano riusciti a farsi assegnare alla caserma della propria città. Un'esperienza comunque che sicuramente verrà riproposta, ha commentato entusiasticamente Luciano Cecchini al fine della giornata, uno dei fautori dell'evento, anche se il maltempo ha di fatto ridotto solo a domenica mattina le celebrazioni. La città di Fano vuole comunque far rivivere questo luogo così significativo per tutta la comunità. Ha un duplice significato questo momento, uno più leggero, come dicevo, è quello del ricordo dell'esperienza vissuta nella città di Fano, l'altro è anche un bel ricordo verso chi ha servito il paese, ha servito la patria, un ricordo verso i caduti per la patria, chi ha sacrificato la propria vita per far sì che oggi viviamo in democrazia e viviamo in libertà. Quindi un grazie di cuore agli organizzatori, a chi ha pensato questa bella idea, che sicuramente continuerà anche nei prossimi anni.